Amici carissimi, buongiorno. Pietro Procopio, molti di voi mi conoscono già, praticamente l'associazione, ho visto nascere e crescere questa associazione alla quale sono particolarmente legato, anche perché in famiglia ho un malato e penso che veramente fondamentale l'attività di volontariato per alleviare quelle che possono essere le sofferenze sia fisiche che psichiche dei malati di sclerosi multipla. Ho abbracciato questa, diciamo, chiamiamola novità, oramai non lo è più una novità, la intuizione del professor Zamboni, per più che altro per amore della ricerca. Cioè, è stata sempre nostra intenzione mai illudere il paziente di particolari panacee, sicurezze, eccetera, ma dare la certezza al paziente che la ricerca paga. E questa è la cosa più importante che abbiamo sempre, il messaggio più importante che abbiamo sempre cercato di trasmettere ai nostri associati e in generale a chi ci conosce. E ho accettato volentieri la proposta di Francesco di potermi occupando una maggiore quantità del mio tempo dell'associazione, anche perché sono arrivato alla fine di un mio percorso professionale, che è quello di medico di base, perché da febbraio mi scrivono rincoglionito sulla porta e mi tirano giù la saracinesca, quindi non farò più il medico di base. E allora posso dedicare quel tempo necessario all'associazione. Il mio goal come eventuale futuro presidente è quello di sdoganare, scusatemi il termine poco, diciamo, forse poco felice, l'associazione in quelli che sono i consessi ufficiali. Cosa vuol dire? Il Ministero della Salute, dove noi ci abbiamo provato all'inizio del nostro percorso con mille difficoltà. Io faccio parte, qui nominato e ancora sono in opere, dal ministro Lorenzin, della cabina di regia per la gestione del piano nazionale della cronicità. E in questo consesso comunico già sin da adesso che non sarò più inserito come libero professionista, come medico di famiglia, ma chiederò di poter essere inserito proprio come presidente della nostra associazione. Quindi apportando finalmente, facendo approdare il nome della nostra associazione al Ministero. Questo sarà il mio primo atto ufficiale. Per il resto vi chiedo venia se la mia inesperienza in quella che è la gestione e la quotidianità di un'associazione mi farà inevitabilmente peccare, però posso dire che ce la metterò tutta, come in tanti anni ce l'ho messa tutta a fare il medico di famiglia di 1600 persone, lo stesso impegno spero di poter dare alla nostra associazione. Ti ringrazio sin da adesso.